Alcuni progetti di gaming sono stati realizzati anche in ambito farmaceutico grazie a agenzie comunicative e di progettazione didattica e comunicativa, e qui oggi andiamo a svelare questa nuova categoria e a premiarla. Pregherei il dottor Roberto Liscia di volermi raggiungere. Roberto Liscia è presidente del consorzio Netcom, dopodiché insomma, il nome di Roberto, chi si occupa di Italia digitale e di mondo digitale, l'ha sentito qualche migliaia di volte probabilmente. Allora, dottor Liscia, vediamo, servono le occhiali? No. Ma adesso proviamo, vediamo cosa succede. Allora, vediamo chi e perché vince. Allora, la società di ginecologia e ostetricia Sigo e Bayer Sharing Pharma hanno realizzato il quiz online Il patentino dell'amore sicuro all'interno del programma Scegli tu, per informare gli adolescenti sul sesso sicuro. L'azienda è Bayer, agenzia E3. Complimenti. Due rappresentanti del GT Sesso con noi. Complimenti, complimenti. Grazie. Complimenti. Grazie. Complimenti. Una. Buonasera a tutti, io sono Marcella Sutti di Bayer, responsabile del programma Scegli Tu. Vorrei ringraziare voi innanzitutto per questo importantissimo riconoscimento e ringraziare i colleghi dell'agenzia E3 che hanno svolto veramente un importante lavoro. Importante perché Scegli Tu è un programma che Bayer porta avanti oramai da anni insieme proprio alla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, la SIGO, per promuovere una migliore tutela della salute sessuale e riproduttiva nel nostro paese. E il canale digitale è senz'altro uno degli strumenti privilegiati per comunicare proprio alle giovani donne e alle giovani coppie su una tematica così sensibile nel nostro paese. Quindi grazie ancora per questa serata fantastica e per questo premio importante. Grazie. Grazie dottoressa. Ma io non posso che ringraziare di essere qui voi tutti, perché devo dire che questo primo pezzo di serata mi ha aperto un mondo che non mi aspettavo, come il digitale sta diventando un elemento fondamentale in una nuova relazione col cittadino e col paziente, e come il digitale può essere un vettore di positività in un mondo ovviamente molto difficile. Quindi per me, che vengo da un mondo in qualche misura più tecnologico, più orientato al business, questa nuova frontiera che sta avvenendo e che credo possa portare in qualche misura una maggiore fiducia positiva nei mezzi e nelle tecnologie per cambiare la relazione, lo trovo un elemento estremamente positivo. Ecco, però visto che non accennavi poco fa, te lo chiedo, tu alcuni giorni fa eri con Letta, con Parisi, con Caio, i messaggi che vengono, il messaggio, c'è un messaggio che ci possiamo portare a casa dalla recente seduta di Italia Digitale? Sì, il messaggio è: siamo noi imprese, cittadini e clienti che possiamo cambiare l'Italia. Dalla politica non ci si può aspettare molto. Grazie.